Buonasera a tutti amici e fratelli rosanero, è appena finita Castrovillari Palermo 0-1 per noi, alla penultima giornata dell'andata del campionato di Serie B, di Serie D magari, di Serie Dilettanti, il Palermo diventa campione d'inverno perché abbiamo 5 punti di vantaggio sul Savoia che sta vincendo a Troina, quindi avendo 5 punti è una partita di distanza. Siamo campioni d'inverno a tutti gli effetti. Palermo che torna a vincere dopo lo scivolone in casa contro la Cireale, a Cireale che oggi cade e si ferma, il Licata che oggi pareggia. Quindi tutti i risultati a favore del Palermo, tranne il Savoia che sta vincendo, ma ancora stanno giocando, niente è detto. Anche rimanendo così, comunque siamo campioni d'inverno. Una vittoria che ci voleva, una vittoria non brillante, una vittoria non spumeggiante, una vittoria non dovuta al gioco, ma stavolta voi sapete che l'ultima volta mi sono lamentato del gioco del Palermo, addirittura c'è stato uno che mi ha scritto che io non ne capisco molto di calcio perché non mi posso lamentare della seconda sconfitta dopo che le abbiamo vinte tutte, non ha capito il messaggio. Io parlavo del gioco, ci può stare perdere con chi è al tuo livello, ma perdere perché non hai nessun gioco non è assolutamente bello. E il Palermo fino adesso non ha dimostrato nessun gioco, soltanto tanti individualismi che hanno risolto le partite. Parliamo di oggi, è vero, neanche oggi c'è stato un gioco. Oggi però, ragazzi, ma voi l'avete visto il campo del Castrovillari? Cioè, con tutto il rispetto per gli amici di Castrovillari, ma quel campo è buono solo per coltivare le patate, ma fa veramente schifo. Ma dobbiamo esultare solo che non si è rotto nessuno oggi, perché è veramente indegno giocare in un campo del genere. Capisco la serie e tutto quello che volete, ma non si può. Oggi non mi posso lamentare perché pretendere un gioco tecnico, con tanti pass, con tante triangolazioni, con tante diagonali in un campo del genere è praticamente impossibile. Come al solito, chi la fa la differenza nel Palermo? Che io ringrazio, il nostro top player. Chi è? Il nostro top player è sempre lui, Mattia Felici, che prima della sconfitta contro la Cireale ci ha fatto vincere due partite consecutive 1-0, sempre con lui a segno, e oggi si è procurato in maniera intelligente, che dire poco, un calcio di rigore importantissimo che ha deciso la partita, perché il difensore del Castrovillari è in vantaggio sul pallone, lui in velocità lo supera, prende il pallone, il difensore del Castrovillari allunga la gamba per prendere il pallone, ma trova solo Mattia Felici, quindi rigore netto, calcio di rigore. Lo tira Ricciardo che finalmente si sblocca. 1-0 Palermo, complimenti anche a Ricciardo che non era facile tenere il sangue freddo in una situazione in cui non riuscivi a segnare da tanto tempo, dove stavi diventando un caso, dove si cominciavano a sentire tante chiacchiere che era diventato un panchinaro, c'era stata la lite con Pergolizzi, ha messo tutti a tacere con la sua freddezza, decidendo una partita importantissima per le sorti e per il futuro del Palermo, perché ricordiamo che questo campionato deve essere vinto. Voglio fare i complimenti a tutta la fase difensiva del Palermo perché non ne ha sbagliata una. Il Palermo ha portato a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Voglio fare finalmente gli applausi e i complimenti a Pergolizzi perché finalmente, finalmente per la prima volta in questo campionato ha saputo leggere la partita, ha saputo leggere la partita dal punto di vista difensivo, ha saputo mettere bene la linea difensiva, una linea difensiva che ha saputo assorbire tutti i colpi del Castrovillari, ma soprattutto che ha saputo gestire la palla a centrocampo con tutto che non era facile palleggiare in un campo di patate come quello di oggi. Martin infatti non può fare granché con la sua qualità perché i giocatori di qualità vengono oscurati da questi campi e poi finalmente, forse alla fine del girone di andata, Pergolizzi ha capito come vanno gestite le risorse fisiche e atletiche dei giocatori facendo dei cambi azzeccati, giusti e che permettevano alla squadra di rifiatare. Quindi finalmente, forse oggi, alla penultima del girone di andata, Pergolizzi ha capito che le energie vanno gestite, che i risultati vanno gestiti e soprattutto che i cambi servono anche per far passare quei minuti preziosi per portare a casa il risultato. Ragazzi, sono veramente felice che siamo campioni d'inverno, ma dobbiamo continuare così perché questo campionato lo dobbiamo vincere in anticipo. Adesso, per festeggiare il campionato d'inverno, l'essere campioni d'inverno, si gioca in casa l'ultima contro il Troina, mentre c'è lo scontro big match all'ultima giornata proprio tra Acireale e Savoia, se non mi sbaglio. Correggetemi se mi sbaglio, ma se non mi sbaglio c'è il big match.
Comunque c'è un big match, o è Aci Reale Savoia o Aci Reale Licata, non vuol dire una minchiata. Sono più sicuro di Aci Reale Savoia. Comunque speriamo che finisca con un bel pari mentre noi possiamo vincere e continuare a guadagnare su tutte e due. Ragazzi, fortunatamente oggi abbiamo vinto, quindi io non ho altro da dire su Castrovillari Palermo. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero. Iscrivetevi nel bene e nel male, come al solito, sempre. Forza Palermo!